Ciao a tutti, sono Emanuele Alberio, benvenuti in questo mio primissimo video. Ho deciso quest'anno di mostrarvi come sono le mie giornate di allenamento e di portarvi anche a qualche gara che farò quest'anno, appunto dato che farò anche il campionato europeo con il mio team FRT Motorsport. E spero di portarvi con me in più allenamenti e più gare possibili, così da farvi vedere come un pilota semi-professionista affronta una stagione di gare. E ora siamo qui in Sardegna per preparare le prime due gare degli internazionali d'Italia e buona visione. Buongiorno, sono le 8, siamo appena arrivati al porto e niente, adesso andremo alla casa a Nuraki e avremo circa 2 ore di strada e poi oggi pomeriggio andremo ad allenarci in bici e domani gas. Siamo arrivati adesso alla casa e abbiamo già scaricato tutto. Questa è la situazione in garage: qualche moto, qualche gomma, un po' di roba, però dai, siamo pronti. Ok, abbiamo mangiato e adesso sono le 3 e sto uscendo a fare un allenamento in bici. Sarà abbastanza tranquillo come giro, dato che poi mi aspettano 2 giorni in moto belli intensi e devo dire che la temperatura qui è diversa che in Lombardia, ci sono circa 16-17 gradi e per allenarsi è veramente bello. E niente, io vado ad allenarmi e ci vediamo domani per il giorno in moto. Giorno 2, siamo appena arrivati a Riola. No, spiaggia. Ah, è la spiaggia? Effettivamente, poca differenza tra le due. E abbiamo deciso come primo giorno in moto di venire qui sulla sabbia pesante perché è un terreno che soffro molto e le gare saranno qui, quindi cercheremo di fare più ore possibili qui sulla sabbia. E tra qui Alghero e tutte le piste che ci sono qui in Sardegna in zona, e stiamo andando a vedere un po' in che condizioni è la pista e poi entriamo a fare i primi giri. Primo ingresso fatto
La pista inizia a bucarsi parecchio perché non l'hanno toccata dai giorni scorsi e sono ancora un po' rigido perché comunque ho fatto 2 settimane a casa col Covid e non sono ancora al top della forma, quindi non riesco ancora a fare manche tanto lunghe e mi ci vuole ancora un po' di qualche giro e qualche manche in più per prendere il feeling giusto con la sabbia e galleggiare un po' di più nelle buche. Hi Kevin! C'è Ormo, c'è Beaton, Geyser, Koldenov, Renault, quindi c'è qui parecchia gente. Dai, così possiamo anche osservare loro e scopiazzare le loro traiettorie. Adesso dobbiamo fare i test e stiamo cambiando la centralina. Adesso sono entrato in quella originale e ora stiamo provando la Get mappata da Theo Racing e adesso entriamo a testarla. Giornata finita, siamo appena arrivati al lavaggio per lavare le moto e tutte le cose. È andata abbastanza bene, dai, come primo approccio sulla sabbia non è andata male. La pista alla fine si sta bucando parecchio e sicuramente abbiamo ancora qualche secondo da tirar giù, però dai, comunque per essere il primo giorno è andato bene e basta. Adesso andiamo a lavare e ci vediamo domani. Sai che passano gli anni e tu non sembri la stessa. Stretta dentro i tuoi panni, brilli solo di luce riflessa. Siamo appena arrivati a Cirras per il giorno 3 e devo dire che ieri ho accusato un pochino Riola perché mi sono svegliato stamattina, avevo un po' di dolori alle braccia, alle gambe e niente, adesso siamo qui per un altro giorno di moto e vado a vedere un po' la pista com'è perché ha piovuto nei giorni scorsi e ci sono un po' di pozzanghere e qualche punto un po' brutto, quindi vado a vedere com'è e poi si entra. We'll be right back.
prove libere fatte e la pista sembrava, nonostante le pozzanghere, un po' più asciutta. Invece il terreno sotto era ancora un po' umido e... però non è male, per allenarsi è top, anche perché è parecchio bucata, quindi oggi riusciamo a lavorare bene sulla resistenza. E ora entreremo a fare una simulazione qualifica di 25 minuti e poi faremo una manche lunga alla fine della giornata. Episodio finito, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti o con un like se questo format vi può piacere e basta, noi andiamo a riposare che siamo cotti e ci vediamo alla prossima, ciao!